E il primo piano ancora riesco a farlo. Sì, sì, il primo piano lo riesco ancora a fare, è già dal secondo che inizia ad essere più. Sembra la fila per la spesa. Sì, forse è un po' esagerato fare tutto sto spazio, però vabbè. Per sicurezza chiamiamo. Io qua perderò 5 kg come minimo, ho già fatto 3 volte oggi sta scala. Aspetta, ti aiuto io. Dov'è? Ah, perfetto. E scarichi, finita la batteria. Che culo. Perfetto. Sì, ma abbiamo un piccolo problema, è scarico il faretto. Quindi dobbiamo farlo al lume di candela qua. Che ca... Ok. Sì, esatto. Vabbè, mette più inquietudine adesso. Prima con la luce bella luminosa era meglio. Sì, è fin troppo poco luminosa. Allora, chi è che aveva le torce davanti? Lo mettiamo così almeno... Vista, tranquilla. Adesso non vedo più, però... Oh, io uso il walkie-talkie. Ma... No, questa è per la radio. La musica è un altro momento, magari. Per modo di dire a luce. Allora, chi è che è con le torce qua davanti? Ok, abbiamo capito. Facciamo tutto al lume di candela, ok. Che bello. Dimmi che qualcun altro ha una bella torciona. Vero? È scarica, ah no, ok. Oh, bravo, tu vai davanti, dai, dai. Ti mettiamo te davanti. Allora, questa era la zona cinema, dove tutti i rulli venivano caricati, lì c'è un primo proiettore e qui si collega tutte le sale di tutte le autosale del Magic Movie Park. Primo proiettore è la prima sala. Se volete potete fare le foto anche da qua, dove c'è in pratica proprio la vista dalla sala. Vedevo luci, veramente di te. Sì, eravamo noi, per te, di sopra col megafarone, quindi che andava prima. Adesso non so se va. Pensavo di averlo caricato, ma evidentemente mi sbagliavo di grosso. Poi di qui c'è tutto, sempre zona altro cinema, sala, anche qui. Magari un altro giorno mi parli. Poi questo è un altro cinema, c'è un'altra sala. E sempre tutte là in fondo ci sono tutte sempre zone cinema. Va che bello. Siamo a un concerto, cioè... Qua è meglio che stiamo comunque compatti, perché più che altro che già prima ci hanno fatto lo scherzetto uno che del gruppo che se n'è andato, all'improvviso ce lo siamo ritrovati all'altra parte ed è stato uno sbocco non da poco, quindi mi raccomando. Voi immaginatevi che prima ero qua e poi sono uscito direttamente dall'uscita, quindi sono saltato giù. Certo, se non mi lasciava adesso il faretto magari riuscivamo a vedere di più. Di qui si va sempre in fondo, seconda uscita, e poi c'è anche di qua sempre il cinema, di qua ci sono tutte le sale, mentre di qua c'erano dove una volta riavvolgevano i rulli. E qua c'è un film. Chi lo vuole vedere si mette qua pian piano. Attenzione ai neon, che prima diciamo che qualcuno non l'ha visto qua, quindi si è un po' suicidato.
Sì, attenzione ai neon che sono praticamente... Oh, ma sai che figata trasmettere qua su YouTube in diretta? C'ho l'H? Adesso lo faccio, infatti. C'ho l'H. Oh, in 720 riusciamo a trasmetterlo. Live YouTube. Morido. Vediamo se funziona. Sì, accetto. Dai, c'è pure l'H più, dai. No, c'è la singola notte. Sì, via. Qua c'è l'altra uscita. Che dà sui campi. Ok, ho capito, niente live su YouTube, che palle. No, mi si è bloccato proprio il programma. Perché c'è l'alfabeto Morse? Chi è stato? Sei stata tu? Tu? Ecco, io non so qua come la tua GoPro riuscirà a riprendere. Ah, infatti avevo intuito. Ma quasi quasi accendo gli infrarossi della videocamera. Oh, ma che bello. Ah, ma sei un po' professionista in sto lavoro. È il mio lavoro adesso, ci scommetti come il mio, uguale. No, però in solito vado a vedere un po' di qua si è abbandonato. Ecco, quindi avrei già visto anche il mio canale, perché qua ho girato 3900 video di... Che canale è? The Mystery World. Allora sì. Che l'ho girato io tutti quei video. Però una volta ero col drone, però... Non sono riuscito a portarlo in tempo. Ma poi credo che... non ci vedo più niente. Perché ha detto il flash? Non vedo più un cacchio. Che bello, non funziona neanche walkie talkie qua. Se rimaniamo tutti sotto non possiamo neanche chiamare aiuto. Questi erano i famosi armadi dove venivano messi all'interno tutti i rulli dei film. E in più, questo cinema, prima l'abbiamo scoperto in pratica, quindi è una notizia abbastanza nuova, era tutto automatizzato, cioè c'era il tipo, il cinese sottopagato, che veniva qua solo di mattina a caricare i rulli, no? E dopo partivano in automatico, perché ogni macchina, ogni singola macchina, aveva un timer che partiva in modo automatico il... Per me si girava a mano... No, qua c'era il timer, si selezionava il tempo, poi si faceva partire e via, poi esplodeva tutto, ma vabbè. Poi tra parentesi. Ma infatti. Ma dov'è che arrivano? Ah, ma perché manca un buco? Cioè c'è un buco. Stavo scivolando. Ok, questo era il cinema. Cioè era l'area proiezioni.
latte si è cotto. Probabilmente l'umidità. Anzi no, qua faccio andare prima avanti le donne, quelle che non soffrono i vertigini. Vi tocca. Così almeno viene un bellissimo video con la GoPro, tranquillo. Ti ho dato pure il privilegio di riprendermi prima. Ah, ma abbiamo lo stesso supporto pure, della Zoco? Ecco, io però l'ho preso gratuito. Me l'hanno regalato gratuito. Oh, mi hanno regalato 3 vasche di queste robe gratuite. Quello da 19, quello da 25 e quello da 35. Sì, esatto. E mi ha chiesto di recensirli, oh, io gli ho recensito. Ah, ma guarda, vai su Amazon, c'è un sito apposito per le recensioni, si chiama Amazon Review Trader. E puoi chiedere qui degli